Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quinto episodio di Pokémon Naranja. Nello scorso episodio siamo giunti in questa grotta per cercare questo Onix dopo aver battuto il primo capopalestra delle isole Orange, ma se ricorderete bene ci eravamo bloccati in un punto e alla fine io avevo desistito. Ora ho scoperto come si fa, semplicemente io nella scorsa parte avevo sbagliato, anziché scegliere questa grotta qua, questa qua, avevo scelto quella là in alto ed ero uscito. Entrando qua dentro ci ritroveremo qui, quindi direi che possiamo proseguire, anche perché qui c'è l'Onix. Quindi ragazzi, screen, e direi che con la squadra anche curata, attenzione, si può provare a catturarlo. Sì, ho detto catturarlo non perché io lo voglia in squadra, ma perché a quanto ho capito dobbiamo portarlo al tizio per mostrarglielo. Quindi ci proveremo. Ok, a livello 27. Con la musichetta dei leggendari. Vi dirò la verità, io pensavo fosse a livello 20. Allora, mandiamo Tropius. E vediamo di fargli un Razor Leaf. Ok, perfetto. Mossa azzeccata. Non so nemmeno di che tipo sia. A quanto pare di roccia acqua. Oh santo Dio. L'ho quasi ucciso, lui giustamente mi frizza perché è un culattone di merda. Mi accorgo adesso che ho una Mega Ball tipo. E vabbè, proviamo a prenderlo. Perfetto. Preso. Preso. No, niente nickname. È scappato. Quindi non l'ho catturato. Quindi ho sprecato una Mega Ball. Che fastidio, usciamo, via. Ok, ora è il momento di andare dal tizio. E boh, io spero che come ricompensa mi dia le scarpe da corsa. Allora, dai, entriamo e vediamo un po'. Ce l'hai fatta? Perché è player e non creepy? Wow! Geniale, mi hai aiutato a continuare il mio cammino. Ti darò qualcosa per te. Insegnala un Pokémon che non so le scarpe da corsa. HM06, se non ricordo male, è sub. Sarai sempre il benvenuto. Bastardo di merda. Remolino? Rock Crushing... No, ok, non è sub, scherzavo. È tipo un'altra mossa di cui io non conosco l'esistenza e non credo che esista più che altro. Comunque direi che possiamo esplorare la zona ad ovest di questa... Mannaggia. Di questa conformazione rocciosa. Sentite che termini geniali. E boh, così ci facciamo un po' di esperienza. Iniziamo a sfidare questo montanaro. Ok, tu sei quello che vuole scalare il picco, sinceramente non me ne frega niente, andiamo di Lich Seed e velocizziamo. Se no contro questo Geodude facciamo Natale, insomma. Poi questo qua utilizza pure le pozioni, quindi è un figlio di puttana. No! Figlio di mignotta bastarda, allora, Lapras. Adesso ti fai ammazzare... Cioè, dal primo all'ultimo proprio, guarda, guarda come soffrono. Bastardi, cosa vuole imparare? Confuse Ray, sì, subito. Levo Water Gun, tanto Surf non mi serve. Graveler, ciao anche a te, perfetto. E sì, raga, mi sa che Ekans non lo metterò in squadra perché è troppo debole. Cercherò un Pokémon migliore. So che magari a qualcuno dispiacerà, magari a qualcuno no, però non me la sento, ecco. Quindi lo depositerò appena possibile. Perché, cioè, puoi portarmi un Pokémon troppo debole avanti, rischia di essere compromettente. Comunque, manda un Surskit, noi abbiamo davanti Lapras. Ero tentato di mettere Charizard, lo ammetto, però poi ho pensato che aveva Pokémon di tipo acqua. Mi sono detto, ehi, aspetta un attimo. E invece è un maschera, ingiustamente, perché le mie intuizioni si rivelano sempre sbagliate. Allora, devi morire. Perfetto, Lapras neanche al 24, grazie vita. Adesso teniamo ancora Lapras perché... Ah ok, sto qua non mi sfido, ok, ho sbagliato io. Non ci credo.
Sapete cosa vuol dire questo? Che ho chiuso l'emulatore. E sapete cosa vuol dire che ho chiuso l'emulatore? Che devo rifarmi tutto. Ok ragazzi, rieccoci di nuovo qua. E ho approfittato di questa pausa forzata per rilevare dalla squadra Ekans e Cacnea. E adesso abbiamo i nostri quattro Pokémon, diciamo, titolari, ecco. Allora, proseguiamo per il perimetro di questa isola, sperando di trovare qualche allenatore. Bene, speranze vanificate. Questo coso qua è passabile? No. E allora mi sa che ci tocca andare qua a nord. Quindi io attivo un repellente e vai. Oh, cos'è sto schifo? Ah, ok. Ora dobbiamo insegnare Remolino, se ricorderete. Quella mossa che ci è stata data dallo scultore. Allora, vediamo di insegnare a qualcuno sta mossa. Ma immagino sia di tipo acqua, quindi no, è di tipo lotta. Ma sentite, a sto punto io direi una cosa però. Tanto Tropius, se non sbaglio, una mossa di merda ce l'ha. Ecco, Leer. Lo insegno a lui. Tanto è di tipo lotta, non è neanche stab, quindi non mi devo preoccupare più di tanto. Allora, andiamo a distruggere quel remolino. Tu chi cazzo sei? Qua c'è un corso a caso. Io avevo usato un repellente ai tempi. Vabbè, ma utile! Oh, che bello Gorebis! Ci sta un botto! Non lo prendo perché c'ho già Lapras, però minchia, vuoi mettere? Ci sta un sacco Gorebis. Allora, utilizziamo l'ultimo repellente. E già sto avendo i brividi per ciò che mi aspetterà. Questo coso qua cos'è? Ok. Di un'utilità allarmante, devo dire. Raga, che cazzo c'è? Qualcosa. Cosa? È finito il repellente. Isola Kabuto. No. Non arrancare fossili, non raccogliere fossili tipo. Ma io volevo tipo andare su quest'isoletta qua. Non lì, cioè vabbè. Mi sa che dobbiamo andarci però a sto punto. Tu. Posso rimanere ore e ore aiutando i miei Pokémon a scavare senza annoiarmi. Beato te. Cazzo, io dopo 10 minuti tipo nei sotterranei dei Sinnoh mi cagavo il cazzo, uscivo. Allora, direi di mettere davanti Charizard, che è tanto che non lo vediamo combattere. E proseguiamo per queste scale. E qua abbiamo dei tizi apparentemente strani, tipo Tracy. Hai parlato al mio compagno? A volte sembra un po' arrabbiato, ma non fa nulla. Perché la nostra telecamera adesso non ha energia sufficiente e ha bisogno di una batteria per fare un reportage su quest'isola fossile. Non riesci a vedere che siamo impegnati? Abbiamo delle difficoltà tecniche, quindi non riusciamo a fare il nostro reportage. Ah, ok, non c'è possibilità che io faccia il mio reportage e combatta con te, capito? Tra l'altro. Sì. Ok, non possiamo, perfetto. Parliamo a Tracy. Creepy, questa è la cava Kabuto. Ti raccomando di investigare all'interno della cava. Potresti incontrare qualcosa. Notare come la cava abbia la forma degli illuminati, però vabbè. Isola Kabuto, non prendere fo. Però, cioè. Vorrei poter entrare se. Non è che tipo devo utilizzare tipo remolino. No, che cazzo c'aveva? No, non c'entra un cazzo. Ok, niente. Come non detto, mi sa che non è la strada giusta, almeno per il momento. Cioè, almeno lo deduco più che altro, perché sennò. Cioè. Avete capito, no? Allora, questi cosi qua hanno un senso che è veramente disarmante. Cioè, perché esistete voi? Perché esistono i Corsola? Oh, allora, qua c'è un'isoletta. C'è un cazzo di Rhydon di gomma, raga. Aspettate, no? Voglio andare a vederlo. Oh. Cos'è questo rosa? Cazzo, calma. È un Rhyhorn. Sembra incazzato. Ah, ok. È shiny. È shiny. Ah, bene. A saperlo, mi sarei portato qualche Pokéball, dato che ne ho solo una. Come?
Come ha fatto a shottarmi, raga? Allora, andiamo di remolino. Un'altra volta. Andiamo ancora un'ultima. Ok. Dai, proviamo a pre... Cazzo. Ah, tra l'altro, raga, cioè, rifacendo la roba dell'Onix non ho sprecato la Mega Ball, quindi... Vabbè. Non ricordo, raga, se Rayon è di tipo terra. Perché no, se non lo... No, ok, è di tipo terra, perfetto. Allora... Bag, Super Bowl e preghiamo qualche divinità. Fanculo. Vabbè, se non l'abbiamo preso con la Mega Ball, con la Pokéball non combineremo un capo. Oh mio Dio. Che culo su... Cosa ti hanno fatto? Ma... Ti hanno... non... Cosa sei? Cosa? Raga, oddio. A parte il fatto che mi sta arando, ma questi sono dettagli ampiamente trascurabili. TM01, che dovrebbe essere Focus Punch, sì, infatti. Ma anche gli alve... Raga, ma sti selvatici stanno diventando troppo forti. Io come faccio? Cos'è questo coso? Un PJ rosa, raga, che schifo di posto, però... Te incontro e salgo. Penso. Cazzo! Cazzo, non ho i Pokémon. Non ho i Pokémon curati. Merda, come faccio? Ho una super pozione. Mi sono dimenticato di prendere No, non è vero. Le pozioni ce le ho. Allora, proviamo a curare il più possibile i nostri i Pokémon che abbiamo e proviamo a sfidare che cazzo era? James. Allora... Vai. Yatenemos el guinón del espectáculo que haremos en cuanto rubemos questi Pokémon rari. Ok, praticamente vogliono rubare questi Pokémon, non può fallire. Sì, infatti, sì, raga, io sono... Sottoscrivo, sono d'accordo. Sì, cazzo, sì. Che roba di merda. Allora, Thunder Wave, Razor Leaf, adesso... Siccome voglio provare a tenermelo sto Pikachu per la battaglia poi, mi sa che non ci riuscirò. E vabbè, Thunder Wave ancora e proviamo ad andare di Slam a sto punto. E la miseria! Raga, ma il nostro Pikachu è dopatissimo. E poi giustamente lui... No, dai, tua sorella però, che palle... Raga, ho perso, io non ci credo. Sì, dai, ok, il primo è andato, perfetto. Ottima cosa, allora, raga, se ce la faccio voglio tipo 50 mi piace, Poison Gas, ma... Vattene a pigliar del culo tua mamma! Che palle. Team Rocket di merda. Allora andiamo subito a ripigliarlo e a fargli il culo. Raga, ho già perso due volte in quel... No, avevo perso... In quale parte avevo perso, raga? Non mi ricordo, avevo perso una volta però. Sono quasi sicuro. Allora, leva sto trampolino lì, come cazzo si chiama? Remolino, un trampolino. Che cazzo è trampolino? Allora, Corsola... Non servi. Allora, lì abbiamo... Vediamo James. Adesso andiamo a pigliarlo. Comunque... Aspettate. Ma... Solo io prima ho visto un nuotatore, raga. O me lo sono... Mi sa che... Ok, mi sa che mi ero sognato tipo un nuotatore. Qua manca al 27. Ok, qua è il classico orologio. Allora, calma. Adesso che sappiamo come affrontare James, non devo perdere però. Io non so se tenere in squadra Rayon comunque, perché comunque... Cioè, non ha molte... Cioè, non ha delle buone statistiche. Beh, però poi si evolve in realtà. Ma sì, raga, lo tengo. Lo tengo, dai, che dite. E adesso, tipo, ma io, tipo, se facessi così... No, dai, raga, prima sfidiamo Team Rocket. Ok, dai, non mi interessano i dialoghi. Sì, quella frase lì in Cirilla Aramaico.
Victreebel contro Charizard. Allora, vai di Ember. E vabbè, gli facciamo abbastanza, dai. Poi adesso andiamo di Scratch e vabbè, ci curiamo prima di eliminarlo. Ah, lui tra l'altro utilizza una super pozione, bastardo dentro proprio. Brucialo proprio. Ember, dai, mando il KO. Perfetto. Livello 23 per Charizard. Ora Weezing. Ma per Weezing potrei anche tenere Charizard, direi. Tanto Weezing è un difensore fisico e Charizard è speciale. Giustamente ci avvelena. Comunque riusciamo a buttarlo giù con abbastanza facilità. E battiamo James. Lo spettacolo ritornerà fra una breve pausa. Ma piglialo al culo, va. Almeno che fortuna ha Jesse, che è alla centrale che sta tramando il prossimo piano. Si potrebbe lamentare che con. Non si può nemmeno lamentare che con lei va meglio. Tipo, non hai visto niente moccioso e mi tira una bacca. Ah, questa è un agente. Vaya, quel miau è scappato. Quindi sei un ladro di Pokémon. Figa, ancora. Mi arrestano di nuovo. Sono un allenatore di Pokémon, mi chiamo Creepy Catch, oddio, leggere sto nome mi viene un infarto. E sono di Pallet Town. Jaguar è attrappato per lo Remolino. Sono arrivato qua portato dai remolini. Creepy? Ah! La mia cugina della Isola Valencia mi ha parlato di te. Por lo visto gli aste una buona e strillandote con uno Zeppelin. Remolinos, fai attenzione a loro. E ci dà una super pozione completamente a muzz. Perché? Perché mi hai portato qui? Ma spiegamelo. Questa è l'officina di vigilanza di Pinkan. Devi fare molta attenzione ai Pokémon che ci sono qua. Questa isola è uno spazio protetto. Ed è una riserva della Pokésfera, che immagino sia tipo la biosfera portata nel mondo Pokémon. E devi proteggerla. E dobbiamo proteggerla dai ladroni, dai ladri furtivi. Solo quando. Quando le persone del continente si accorsero del danno. Del danno, sì, raga, vabbè, io non ci sono più con la testa. Del danno che commettevano esibendo gli animali speciali. Scandalosi di questa piccola isola, queste razze rose di Pokémon. Smisero di sterminarli. Raga, non ho capito un cazzo. Ok, vengo volentieri. Che cosa vedi qua? Il mio computer. Dei disegni infantili. Debido alla excursion che hicieron los niños de Trovita. Per imparare una cosa. Sono rotto il cazzo, raga. Cioè, veramente dei disegni dei bambini. Un Pokémon. Ah, già, è vero, mi avevano avvelenato Charizard. Vabbè, tanto qua fuori c'è un centro Pokémon. Non è vero, qua fuori non c'è un centro Pokémon. Allora, raga, piuttosto che farlo morire. Perché io sono un vero allenatore. Lo curiamo. Anche perché non vorrei, tipo, incappare in qualche allenatore mentre torniamo. Che, boh, non si sa mai, sapete. La vita fa schifo. Allora, tralasciando il fatto che. Che triste la vita qua. Non ho neanche i repellenti. Va bene. Ma dai, ma sì, ma perché? E boh. Adesso magari vado giusto prima di concludere la parte. Andiamo a controllare se si è tipo sbloccata la grotta. Ma anche se, vabbè, non avrebbe molto senso come cosa. Sì, infatti. Quindi, vabbè, per ora quest'isola qua se ne sta in santa pace. Noi adesso ci dirigiamo verso quella. L'isola di prima, insomma. Dai, ditemi come si chiama, che non mi ricordo. Come se voi poteste rispondere, no? Gorebis, levati dalle palle. Allora, qua è un bordello e non capisco perché hanno fatto ste cose qua che veramente fanno salire i nervi in una maniera impressionante. Dai, elevati. Ah, ma io posso anche salire di qua. Perché non mi ero accorto di sta cosa?
Bello, ma è una zona molto utile però, mi dicevano. Cosa dice questo cartello? Molto loquace. Qua... Ah, ok, qua c'era tipo uno strumento nascosto. Vabbè, ok, raga. Qua non c'è niente. Ah, quello è un vulcano! È un vulcano! Non me ne ero accorto. Figata. Figata davvero. Allora, curiamoci i Pokémon. E noi... Cavolo, sono entrato alla parte sinistra. Questo edificio qua. Ah, cos'era quel coso? Olè, ok, calma. Nella prossima parte perché... Sì, infatti, sono due membri del Team Rocket. Nella prossima parte ci avventureremo in questo luogo qua alla mia destra. Quindi, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare come al solito un like, commentare, iscrivervi al canale. E noi ci becchiamo in un prossimo video.